Questa è la cosiddetta Valle delle Mummie Dorate. Qui nel 1996, casualmente, un contadino, mentre passava col ciuco, ha trovato una mummia dorata, risalente al periodo romano. Il fatto ha attirato l'interesse degli archeologi, che qui hanno trovato a quanto pare più di 10.000 mummie. Ora entriamo dentro a vedere se si riesce a vedere e a capire qualcosa. In questo tratto il deserto sembra ricoperto da fusioni di metallo. La roccia nella forma ricorda tantissimo gli schiumuli, le scorie di lavorazione del ferro degli Etruschi. Guardandoli meglio si vede che sono resti di foreste pietrificate. Sono molto simili a quelli che avevamo già visto nel deserto libico. E anche qui si sa per certo che in un passato lontano era una zona ricoperta da foreste e paludi. Si comincia a trovare un po' di ceramica. Questa pietra scheggiata sembra proprio un utensile di epoche arcaiche, c'ha proprio l'impugnatura e si vede bene che era qualcosa di costruito. È un posto strano, è pieno di rocce fossili e di arenarie, di sabbie compresse. Qui le rocce sono molto strane, sembra che ci sia quasi una lastra di ferro, di metallo, sopra l'arenaria. E è un territorio esteso, fatto tutto così. Di fosse comuni come questa ce ne sono decine e decine. Qui venivano sepolte le mummie. Un'area molto estesa. Ecco uno degli ingressi della famosa necropoli. E sotto ci dovrebbero essere ancora diverse centinaia di mummie. Qui c'è il solito classico groviglio di cespuglio spinoso messo sopra la tomba, che di solito segnala una zona interessante. È un po' d'ore che si cammina dentro questa grande valle e abbiamo trovato centinaia di ingressi che conducono alle fosse comuni. È un'area di circa 36 km quadrati. In questo momento è tutto abbandonato, nel senso che non ci sono scavi in corso.